Ciao a tutti, bentornati o benvenuti qui nel mio canale con un nuovo video con l'uscita del nuovo DLC di GTA Online, The Agents of Sabotage. Allora, abbiamo un nuovo edificio da acquistare, una fabbrica tessile dove avremo la possibilità all'interno di avere una specie di fabbrica di tessili, che è la copertura praticamente. Da qui abbiamo l'entrata principale, la Darner Bros, sbaglio il nome, comunque che abbiamo già visto con non mi ricordo più il nome, Lester. Qui all'esterno le entrate, oltre che a quella, abbiamo questa entrata qui sulla strada che ci porta nel piano praticamente terra, dove abbiamo il nostro centro operativo. Qui dietro invece abbiamo l'entrata per il garage e per il semi, cioè piano terra e seminterrato garage. Nel garage abbiamo disponibilità di 10 posti auto. Di qui abbiamo un'entrata per andare dentro l'edificio. Qui, se a qualcuno può interessare, c'è anche un'arma gratuita. Chicca che ho trovato, aspetta che sono rincoglionito dove l'ho vista, che non mi ricordo più. No, aspetta, ho sbagliato io. Questa è l'ascensore che bisogna prendere per entrare dentro la fabbrica. Mentre questa entrata qui non è un'uscita, come stavo dicendo, per entrare nella fabbrica di sopra, ma è praticamente un collegamento fra le varie zone di Los Santos da prendere tramite la metropolitana. Praticamente noi possiamo scegliere un qualunque posto dove vogliamo andare e questo qua ci porterà in tutt'altra parte della mappa. Ecco, e più mi sono spostato di qui in questa zona qui, che praticamente ero qua in questa zona qui dove c'è la fabbrica tessile. Mi sono spostato di qua, fine 5 posti in cui ci possiamo trasportare. E dopo si ritorna dentro questa porta e si ritorna alla fabbrica tessile. Quindi, ripiano da noi, io esco fuori. Ecco, torno all'entrata principale, che è quella di lato, che è anche quella che entreremo quando appena acquistato l'edificio. Quindi vedremo Pavel che ci farà il nostro video tutorial. Proseguendo sulle scale di sopra abbiamo la copertura della fabbrica, la fabbrica tessile. E qui abbiamo sulla porta a destra la nostra giaciglio, il nostro loggio, da ricambiarci da abiti e il nostro letto per andare a dormire. Di qui porta che è comunicante con l'ufficio. Abbiamo possibilità di avere il distributore di bevande, divano come al solito, per poterci sedere. Una cassaforte per gli incarichi giornalieri della fabbrica. Proseguiamo di qua. Di qui abbiamo la possibilità di uscire sul tetto. E potremmo farci anche una birretta volendo. Tornando giù, quella è l'entrata dove siamo entrati prima. Sulla destra abbiamo una porticina che ci porta nel piano terra e nella base operativa. Abbiamo l'officina, cioè tipo armeria armi. Possiamo modificare le nostre armi MK. Qui la telecamera di sorveglianza. Qui, buongiorno Pavel. Tipo cucina, berci una birretta, bere una bibita strana, divanetti. Questa è la tipa dell'FBI che dirige tutto l'operazione. Qui abbiamo il nostro computer in cui possiamo, dove potremo accedere per le nostre missioni. Qui
Ci verrà fornita anche un'app sul telefono dove poter accedere anche tramite telefono a queste missioni. Adesso probabilmente la prima missione che io farò sarà questa. A selezionare dopo tutta quanta lo schema di pianificazione. Di qui abbiamo il nostro parcheggio per il terabyte, dove potremo effettuare le modifiche dell'attrezzatura fornita dall'FBI. Non ho capito dove cavolo si vanno ad applicare, però adesso ci provo perché non lo so nemmeno io. L'ho preso e messo qui e basta. Forse entrando. Sì, infatti, per premi si modifica terabyte, quindi mettiamo l'attrezzatura dell'FBI. Qui abbiamo servitore di frequenza, terminale operativo principale, scanner collezionabili, silenziamento. Non so cosa saranno, ma in ogni caso li monto tutti. No, mi stavo prendendo la cosa. In caso dopo faremo un altro video e continueremo nel test a vedere che cosa hanno portato effettivamente queste modifiche. Bene, per questo primo video veloce non ho altro da dire. Vi aspetto con il successivo video dove inizieremo a fare le missioni preparatorie per i nuovi mini colpi del... Non so neanche io come chiamarlo, ma comunque di questo ultimo nuovo DLC. Ciao a tutti, grazie per avermi seguito. E vi ricordo anche di iscrivervi al canale.